Una vittoria amarissima. La Roma, che si porta a casa i tre punti col Crotone, vive un lunedì nero perché Rick Karsdorp, terzino destro olandese che ha debuttato proprio ieri sera, ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Dopo il calvario durato 5 mesi con l'asportazione del menisco esterno del ginocchio destro e la pulizia dell'articolazione, Di Francesco aveva finalmente a disposizione uno degli acquisti importanti della gestione Monchi, che ha pagato il giocatore 23 milioni di euro. Ma gli 80 minuti, neanche male, di ieri sera diventeranno gli unici con la maglia della Roma per molto tempo. I tempi di recupero infatti non possono scendere sotto i 5 mesi di stop. Una tegola tremenda in una vicenda che ricorda da vicino la maledizione di Alessandro Florenzi, che tra l'infortunio di un anno fa a Reggio Emilia e la ricaduta in allenamento a febbraio ha praticamente perso un'intera stagione. Proprio mentre si sta per reinserire nella squadra titolare Emerson Palmieri, anche lui col crociato operato. La Roma incassa l'ennesima emergenza sanitaria con una lista di infortunati che non riesce a diminuire. E quella dei crociati rotti è davvero una maledizione, basti pensare alla vicenda Strootman. Non solo, quello del terzino destro per Karsdorp era un ruolo garantito, con la possibilità per Di Francesco di far risalire a centrocampo in attacco proprio Florenzi. Una pessima notizia per la Roma che ieri, battendo il Crotone, aveva compiuto metà del percorso chiesto da Di Francesco, che adesso col Bologna si aspetta altri 3 punti. Karsdorp sarà visitato tra poche ore dal professor Mariani e operato domani mattina.